qui dentro. E poi adesso ci... Nato. Ci ha passato più tempo qui che a casa. Le case del popolo hanno un senso. Remare in direzione ostinata e contraria ai valori dominanti. I lavoratori sentono il bisogno di avere il loro spazio. Tutto quello che si è fatto con il nostro sacrificio. Questi luoghi nascono, come dire, anche per una sfida culturale all'egemonia della cultura borghese. Questa sera il popolo è stato sempre aperto a tutti al di fuori dei fascisti. Bene. Cosa rappresenta per te questa casa di popolo? A dirti la verità, rappresenta un po' la mia famiglia. Io ho nostalgia di un'epoca che non è mia, ma che così lontana non è poi. I fatti di Empoli 1921, ovvero quelli del 1 marzo 1921, sono un evento spartiacque della storia della nostra città. Niente sarebbe stato più uguale a prima e hanno di fatto fatto sì che il fascismo arrivasse nella nostra città con 18 mesi di anticipo rispetto alla marcia su Roma. E di fatto ha fatto sì che, come ha detto Libertario Guerrini nel Movimento Operaio Empolese, ed altri autori, ad esempio penso a Paolo Pezzino, si può identificare proprio con i fatti del 21 e ciò che è accaduto immediatamente dopo, con appunto gli arresti di massa, le detenzioni, le persecuzioni che sono continuate per anni, l'inizio di quell'identità esterna e combattiva antifascista che ha attraversato poi la storia della nostra città per tutti gli anni del regime. Ricordo che molti empolesi hanno aderito alle cellule clandestine del Partito Comunista, hanno fatto attività antifasciste e per questo sono stati anche arrestati, confinati e perseguitati, diciamo, per lungo tempo dai fascisti, e che hanno fatto sì che poi dal settembre 1943, dall'8 settembre 1943, molti nostri concittadini abbiano dato un contributo importante alla resistenza e quindi alla liberazione del nazifascismo, non solo, diciamo così, delle nostre zone, ma anche altrove. Quindi sì, è un evento importantissimo e che ha condizionato in modo indelebile la storia della nostra città. Ma cosa è accaduto il 1 marzo 1921? Come vi ho detto precedentemente, era stato ucciso Spartaco Lavagnini, a Firenze è stato proclamato questo sciopero generale, non solo delle categorie dei ferrovieri, ma quindi i ferrovieri aderiscono a questo sciopero. Nel 1 marzo 1921, quindi, ci sono ancora problemi di servizi dal punto di vista ferroviario. Cosa si decide di fare dal punto di vista così istituzionale? Di andare a sostituire quei ferrovieri in sciopero che giustamente stavano contestando quell'ignobile diritto. La situazione era molto incandescente, bastava veramente poco per far scoppiare qualcosa, insomma, di veramente acceso. E si decide di trasportare quindi dei macchinisti e fuochisti, marinai, macchinisti e fuochisti, dalla Spezia a Livorno e da Livorno a Firenze. Questi macchinisti e fuochisti non hanno, diciamo, gli abiti d'ordinanza. Qualcuno indossa pantaloni da marinai, ma per la maggior parte sono vestiti da in borghese. Dotati però quasi tutti di porto d'armi. Scesi a Livorno, hanno, diciamo così, non sono accolti molto bene a colazione perché è in corso uno sciopero. In loro si vedono dei crumini, ecco, e quindi vengono contestati. Riescono a mettersi a bordo di dei camion, i 18 BL della FIA, tre camion, scortati da carabinieri, e partono alla volta di Firenze. Nel tragitto uno di questi camion ha un guasto e si ferma. Gli altri due procedono nella corsa. Poi non mi soffermo tanto su vari particolari che sono stati oggetto di indagine di vari autori e proprio anche poi del processo che verrà allestito dopo questi fatti, ma arriviamo al dunque. Questi camion arrivano nell'Empolese, arrivano delle chiamate verso il municipio che preannuncia l'arrivo di questi camion pieni di fascisti, perché vengono scambiati per tali, perché molto spesso
fascisti si erano spostati anche in altre occasioni, in altre zone, a bordo di questi camion scortati dalla forza pubblica, carabinieri, guardie regie o pubblica sicurezza. Quindi non era un'immagine desueta in quei giorni. Quindi la città Empoli si prepara ad accogliere, diciamo così, questi camion presuntivamente pieni di fascisti. Era nata addirittura nel 1920 la famosa Guardia del Popolo, una sorta di guardia armata proletaria, con l'obiettivo proprio così di combattere la violenza fascista. Non sappiamo, diciamo, da quanti elementi fosse composta e come fosse organizzata, però di fatto c'era un nucleo armato e di fatto alcuni si armano. E poi chi può, ogni empolese si arma con piatti su proiettili vari da scagliare come proiettili verso questi presunti fascisti. I camion arrivano nella zona di Santa Maria e cominciano, diciamo così, i primi assalti. Perché naturalmente venivano dalla zona del Pisano. E il bilancio, arriviamo, diciamo così, in sintesi al bilancio definitivo, che vedrà appunto cadere 8 marinai e un granatiere dei carabinieri. Nessuno di questi era fascista se non un Carlo Alberto Turli, granatiere dei carabinieri, che era iscritto al fascisti di combattimento, l'unico iscritto. Di fatto sì, c'è stato un equivoco, sono stati scambiati per fascisti, ed è accaduto cosa? Che a un certo punto ci si rende conto di questo equivoco e sono gli stessi amministratori empolesi che cercano di dissuadere la folla dal perpetuare le violenze e sono gli stessi amministratori che cercano di trarre in salvo questi malcapitati carabinieri e più che altro marinai. Una parte della folla continua però nella sua azione violenta, perché vede in quelle persone dei romini, vede dei servitori dello Stato, uno Stato in più occasioni, anche la nostra città, si era macchiato di violenze e anche di omicidi, potremmo definirli proletari, di cittadini, di chi stava contestando, ecco, a vario titolo varie cose. Quindi si sentono volare frasi tipo carne venduta a 20 lire al giorno, sono dei rumiri, colpiamo anche loro. Cosa succede? Alla fine di questa incredibile giornata ci sono questi 9 morti, qualcuno verrà rinvenuto dopo, tipo ad esempio Giovanni Pinna, il carabiniere che si era gettato in Arno, probabilmente per sfuggire alle percosse e comunque alle violenze. Il giorno dopo verrà dichiarato praticamente lo stato d'assedio e c'è l'esercito a Empoli. Praticamente immagini simili a quelle vissute dai fiorentini nei medesimi giorni. Non c'è una vera e propria battaglia come c'è stata a Firenze, però vengono eseguiti arresti di massa e vengono di fatto messe in campo anche diverse violenze. Si stima siano state arrestate circa 500 persone nelle fasi, diciamo così, preliminari di questo di questa fase. Mi ricordo che al tempo c'erano circa 20.000, Empoli contava circa 20.000 abitanti, quindi circa un quarantesimo della popolazione è stata tratta in arresto e come ha giustamente ricordato nella sua opera Liberta Guerini, si può stimare che circa l'80% delle famiglie empolesi sia stata colpita da questa ondata di arresti che qualcuno, tipo ad esempio Jaurès Busoni, nel suo Leccito di Empoli del 1945, ha definito arresti fatti un po' a casaccio. Cito Jaurès Busoni perché è uno di quelli che viene arrestato, è il figlio di quel Raffaello Busoni di cui vi ho parlato prima ed era nella Federazione dei Giovani Socialisti e poi diventa lui stesso un aderente al socialismo e socialista massimalista a differenza del padre. Quindi tantissimi, la testa del movimento operaio empolese e gli stessi amministratori vengono arrestati, posti sotto processo. Molti di questi poi verranno scagionati perché non hanno colpa. Lo stesso Raffaello Busoni viene arrestato e si fa un anno di carcere. Lo stesso Paolo Casciagli, classe 1869, quindi già aveva un po' di anni, viene arrestato e poi scagionato perché non aveva commesso nessun fatto. Ma altri, che presuntivamente non avevano commesso nessuna colpa, se non quella di essere magari affiliato a qualche partito o essere attivo nel movimento operaio, è anche morto in carcere.
cito il Torquato Maestrelli, figlio della cinquantaccia, la famosa Ginevra Innocenti, accusata ingiustamente di aver tagliato un orecchio a un marinaio e di averlo offerto fritto come cibo alla figlia. Cioè, perché poi che cosa è successo durante soprattutto il fascismo? Fascismo che aderisce a Tecriscia Empoli il 5 marzo del 1921, quindi pochi giorni dopo i fatti del 21, non c'era praticamente i fasci del battimento Empoli, non esistevano, e nascono per derivazione fiorentina praticamente. E la stampa fascista, che è molto attenta poi a quello che accade nell'aula tribunale e non perde occasione per gettare discredito contro i sovversivi socialisti e comunisti, definiti dei barbari, dei cannibali, delle bestie veramente assetate di sangue, questa è la narrazione che viene veicolata prevalentemente nei giorni immediatamente successivi. E anche, diciamo così, nelle fasi del processo, siamo nelle ultime fasi del 1924, tenderà a rimarcare questo aspetto. Alla fine di questo processo, nel 31 ottobre del 1924, vengono condannati in definitiva dai 500 arresti iniziali, poi diventati 200, che tengo, si arriva a 92 condanne per un totale circa di 1300 anni di carcere. Quindi tante famiglie vengono colpite, prevalentemente sono di sesso maschile, quindi possiamo pensare che fossero quelli che portavano il pane a casa, di fatto. Quindi viene arrecato un grave danno alle singole persone colpite da queste condanne. Condanne sono state definite violenze politiche dai giudici d'allora dall'inquirente Borrelli, bensì delle violenze, diciamo, private. Quindi anche per questo poi in una seconda fase non si è potuto riaprire il processo, ma i detenuti che avevano subito le condanne non ha potuto godere dell'amnistia. Fra questi c'era ad esempio Luigi Vezzosi, c'è Andrea Ventura, tra l'altro il direttore dell'Istituto Storico dell'Esistenza di Lucca, ha scritto un bellissimo libro dedicato a Luigi Vezzosi, un polese arrestato 15 anni, molto probabilmente per non aver commesso il fatto, ma questo Luigi Vezzosi si è fatto anni di carcere, ha subito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, compreso la perdita del diritto di voto, e questo signore anche nell'Italia repubblicana non ha mai potuto votare. L'interruzione di questa condanna arriverà da un improbabile presidente della Repubblica Cossiga, ma pochi mesi dopo questo signore ormai anziano muore, quindi non ha mai potuto votare neanche nell'Italia libera e democratica del secondo dopoguerra. Quindi i fatti 21 sono molto importanti e di fatto hanno alimentato e fatto crescere questo movimento antifascista, diciamo così, che è considerato l'evento che ha fatto sì che una resistenza ante litteram nascesse prima della resistenza vera e propria, al punto che durante il regime tanti saranno gli aderenti alle cellule clandestine, soprattutto del Partito Comunista, che stavano appunto organizzandosi per ribaltare questo regime di fatto dittatoriale, soprattutto dopo le leggi fascistissime.